Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi vi faccio il video in collaborazione con Tania, il ce n'è per tutti i mesi. È il terzo mese che facciamo questa collaborazione, io sono contentissima, mando un bacione a Tania e inizio subito con le domande, che sono tante e che ci sono cose interessanti questo mese. Tutti i mesi ci sono cose interessanti, però questo mese, insomma, a me è piaciuto questo mese. Allora, canzone del mese. Come sapete ragazzi, ve l'ho detto già milioni di volte, ma ve lo ripeto, io ascolto musica classica perché suonando il pianoforte, insomma, non so, mi piace ascoltare musica classica, non ci posso fare niente, la mia musica preferita. Insomma, questo mese ho ascoltato, riascoltato centinaia di volte una sonata di Beethoven per pianoforte e violino, anzi per violino e pianoforte, che è la sonata Kreutzer. In particolare, cioè la conoscevo già, però in particolare ho comprato questo CD che è vecchio, diciamo, ho trovato questo CD, e nella versione sonata dalla Marta Argerich, che è questa pianista bravissima, ancora in vita. Tra l'altro sono andata qualche settimana fa a ascoltarla al conservatorio perché è venuta qui a Milano. Ha una tecnica eccezionale, una musicalità wow, ragazze. Vabbè, comunque ho trovato questo CD in cui lei suona il pianoforte e il violinista invece questo Gibeon Kremer, anche lui famosissimo. E sicuramente, quasi sicuramente voi ragazze non l'avrete mai ascoltata. È una sonata bellissima. Io vi metto qui sopra, sentirete magari l'inizio, però dato che dura un bel po' di minuti, perché dura circa 37 minuti, vi metto il link sotto, chi di voi vuole andare a vederlo, a un video su YouTube dove c'è tutta suonata da lei, e quindi è bellissima. Questa sonata è struggente. Da questa sonata poi Tolstoi ha ispirato il suo romanzo breve Sonata Kreutzer, di cui parleremo poi dopo, così vi racconto un po' la particolarità, perché è veramente struggente, cioè si dice che praticamente per suonarla veramente bene, perché è una sonata difficilissima, no? Per suonarla veramente bene ci deve essere intesa tra il pianista e il violinista, in questo caso la pianista che è una donna e il violinista uomo, quindi devono essere totalmente in intesa, un'intesa che va al di là dell'intesa amorosa, cioè non so spiegarmi ragazzi, comunque quando l'ascoltate, insomma, non potete fare altro che dire wow, è bellissima. Comunque basta, andiamo avanti perché vi tedio sempre con queste cose che so che magari non vi interessano. Profumo del mese. Allora, questo mese sono tornata a un profumo di Bottega Verde, questo qua all'iris bianco, perché l'iris bianco è una delle mie profumazioni preferite dei bagno doccia. E quindi, non so, avevo voglia di mettere questo mese. È veramente buono, lo trovate in vendita sul sito di Bottega Verde, costa credo sui 15 euro, però spesso lo mettono in offerta addirittura a 4,99 euro. Se lo trovate in offerta a 5 euro, insomma, provatelo perché è veramente buono. Non dura tantissime ore, però, insomma, se spruzzate tanto un po' dura. E questo. Dopodiché, fin del mese. Allora, fin del mese, ragazze, anche qua, wow! Ho trovato, perché io spesso faccio ordini di DVD su IBS, no? Internet Bookshop, che oltre ai libri vende anche i DVD. Tra i DVD che ho comprato questo mese c'è questo, che si chiama Il mio piccolo genio. È questo film con la Jodie Foster e la Diane Weist, che credo che si chiami questa attrice qui. Ed è una storia bellissima, io l'avevo già visto un po' di anni fa in televisione e quando ho visto che c'era il DVD ho detto no, oddio, prendiamolo. È una storia molto molto bella, è la storia di questo bambino geniale che già da piccolissimo, a 6 anni, già suona il pianoforte, fa dei calcoli matematici stratosferici, insomma è un genio un po' in tutti gli ambiti, e ha una madre che è un po' disastrata, insomma, che ha una condizione, diciamo, familiare un po' disastrata e ha bisogno di essere seguito. Poi è bellissimo che
insomma, durante il film lui incontra tantissimi altri bambini che come lui hanno queste capacità eccezionali, fa tutto un percorso, addirittura va in università. Insomma, se vi piacciono i film di questo genere, io ve lo consiglio. Questo, oltre a essere recitato dalla Jodie Foster, è anche diretto da lei, quindi credo sia uno dei pochi film in cui lei fa sia da attrice che da regista. Ve lo consiglio, costa su IBS, costa circa 9,90 €. Comunque, se riuscite a scaricarlo, non so se si trovi su, insomma, su internet da scaricare. In streaming non c'è, ho provato a cercarlo dappertutto e non c'era, quindi alla fine l'ho comprato. E questo è quanto. Dopodiché, accessori del mese, ah, ecco, guardavo lì, dicevo, boh, non c'è, invece ce l'ho su. È questa collana che vi ho fatto vedere, me l'avete vista in tanti video e me l'avete vista anche quando mesi fa avevo fatto il video haul di Forever 21. È una collana di Forever 21, aspettate che mi avvicino, vedete qua ragazze che bella che è. È dorata con tutta questa specie di foulard a fiori intrecciato dentro e secondo me dà un effetto molto bello, soprattutto sulle maglie tinta unita, no? Per esempio su questa sta bene, secondo me, non so, a me piace. Poi, relazione, sono sempre fidanzata da 7 anni, mio fidanzato si chiama Guido, è molto timido, non comparirà mai nel video, me l'ha già detto. Poi scuola, io faccio l'università, ve l'ho detto, studio lettere moderne, adesso ho ripreso praticamente l'università, io vado spesso, praticamente non tutti i giorni, però diciamo 4 giorni su 5 sono là, io frequento la statale qui a Milano. E poi cibo del mese, ragazze, preparatevi! Allora, scoperte di cibo del mese. Allora, adesso vi descriverò dei biscotti, ma che non sono dei biscotti normali, sono dei biscotti super super wow. Allora, sono questi qua. Sono della Bon Maman, che questa è la marca che fa le marmellate, no? Adesso fa anche queste confezioni di biscotti e per adesso ha 3 gusti. Uno dei gusti che ha è queste, che sono le French Butter Galletta. Sono delle gallette al burro, ma ragazze, cioè se vi piacciono i biscotti al burro, se non dovete stare attenti alla linea, diciamo, perché questi sono super calorici, queste qua sono buonissime. Sono impacchettate in 6 pacchettini da 2. Quindi ve le potete portare in giro, cioè io me le porto dietro, me le porto sempre nella borsa e sono la fine del mondo. Cioè io quando ero andata in Bretagna avevo mangiato le gallette, ne avevo portato anche un pacchetto a casa, cioè queste sono più buone di quelle originali, non so come facciano a farle. E comunque credo che vengano proprio dalla Francia, sì, perché vedete France, da Contre. Non costano tanto, io ho preso l'esse lunga circa sui 2,50 €. E poi, allora, queste sono le mie preferite in assoluto. Però della stessa linea vi faccio vedere gli altri 2 biscotti che hanno. Che sono queste qua. Tartatelle, queste qua al limone, che sono delle tartine al limone. E le stesse ci sono ai lamponi, credo, sì. Ai lamponi. Vi faccio vedere, queste sono piccolissime, sono in confezioni da 9. Poi le aprite e dentro ci sono quelle al limone che sono così, anche queste sono piene di burro, buonissime. Ma vi devo dire ragazze che tra questi due le mie preferite sono queste qua al limone, queste qua ai lamponi mi piacciono meno, quindi se dovete prenderle per provarle io vi consiglio assolutamente queste due, se ne volete prendere solo una vi consiglio questa perché è fenomenale, ottime. E aspettate che sposto le cose perché sennò, ecco, li ho messi un po' più vicino. Allora, poi scarpe del mese, scarpe che sto usando, che ho usato tanto questo mese, sono queste ballerine, sono un po' sporche, adesso le terrò. Queste ballerine di Zara della Trafalook dell'anno scorso, 2 anni fa, usatissime, sono blu di vernice, adesso mi direte ma perché
proprio queste che sono semplicissime, perché questo mese ho usato una borsa blu che poi vi faccio vedere. E molto molto comode, belle, comode, belle, eleganti, con un pochino di punta, non so, mi piacciono, mi sono piaciute questo mese. Capo d'abbigliamento del mese sono i maglioncini, quelli non pesantissimi ma neanche leggerissimi, tipo questo qua che indosso. Questo qua per esempio è di H&M dell'anno scorso, della collezione Kids, sì, insomma, dei ragazze. E infatti è un po' piccolo di maniche, ma a me piace che sia così, perché così sembra maniche a tre quarti. E vedete, qua è tutto di pizzo, però qui sotto, diciamo, è foderato, mentre le maniche sono proprio pizzo, pizzo, si vede sotto la pelle. Bello, mi piace questo effetto. E poi borsa del mese, ecco, veniamo qua. Perché le scarpe blu? Perché questo mese ho usato spessissimo, ovviamente non quando andavo in università, ma quando uscivo, quando andavo in università, delle borse enormi e neanche tanto carine secondo me, ma anche zaini. Invece quando uscivo ho usato tantissimo questa borsetta qua, che io la adoro, è una delle mie borse preferite. Adesso vi faccio vedere com'è. Vedete, così è una borsa di Forever 21 di un anno oppure di due anni fa, che ha queste righine bianche e blu. Vedete, poi è fatta benissimo, cioè le borse di Forever 21 sono veramente fatte bene. Cioè adesso è piena, c'è il mio portafoglio, facciamo e all'interno ha una taschina per il cellulare e un'altra taschina qua. È abbastanza capiente, cioè è piccola, però vedete anche il mio portafoglio, questo qua col cuffetto che conoscete, ci sta, e poi ci stanno anche magari, non so, dei rossetti, delle cose che mi devo portare dietro, le chiavi di casa, e aspettate che mi sistemo, e sta così, vedete che bella che è, cioè questa borsa è stupenda, pensate che... proprio l'altro giorno anche il mio insegnante di piano, di pianoforte, avevo questa borsa, e poi lui è un uomo e mi fa: ma che bella borsa! Quindi io, wow, promossa, super promossa. È fatta tipo tessutino, sì, tipo tessuto, e i body invece sono in similpelle. È bellissima, purtroppo ragazzi credo che non si trovi più. E questa poi, trucco del mese. Allora, trucco del mese, adesso non sono tanto truccata, anzi gli occhi non sono truccati, solo un blush, il solito rossetto numero 5, credo, numero 5 di Essence, o numero 7, vabbè, comunque ragazzi, un rossetto di Essence, e un po' di cipro, un po' di terra, ma gli occhi non sono truccati. Però questo mese ho usato tantissimo questa palette qua. Vi farò anche una review di questa palette, perché l'ho usata veramente tanto. È una palette della Make Up Revolution e si chiama Death by Chocolate, morte per cioccolato. È bellissima ragazze, l'ho presa sul sito di Macchigliaia. È a forma di tavoletta di cioccolato, ricorda un po' quella di Too Faced, però i colori sono diversi, perché ci sono di questa, praticamente ci sono due versioni, una che è il dupe della Too Faced, di quella della Too Faced, invece questa che ha dei colori un pochino diversi, infatti ha un nome anche diverso. Voi l'aprite, cioè tanto ha uno specchio grandissimo e bellissimo, poi a parte lo specchio ha questi colori fantastici ragazze, aspettate che metto qualcosa per coprire, mettiamo Tolstoy. Vi faccio vedere i colori, che belli che sono, cioè questo rosa è spettacolare, questo dorato è bellissimo, ci sono un po' di colori matte e un po' invece più diciamo shimmer con i brillantini, poi ci sono due illuminanti, due grigi, insomma tutti i colori abbastanza nude tranne questo, forse questo violetto, questo nero. Comunque è una palette estremamente completa, ci sono, si può fare sia un trucco da giorno che un trucco da sera. Il mio preferito è assolutamente questo, e adesso vi faccio vedere i nomi, perché su questo fogliettino ci sono dei nomi esilaranti, stupendi,
tutti inerenti al cioccolato. Ah, ecco, dimenticavo, profumo di cioccolato, un cioccolato un po' plasticoso, perché cioè considerate che comunque questa palette costa 10 euro, non è che costi chissà quanto. Non so, per esempio il nero si chiama All is Lost, oppure si chiama, vediamo, ecco, c'è il marrone che si chiama One More Bar, è stupendo, poi, mamma mia il profumo ragazze, cioè secondo me sa di cioccolato. Comunque, se vi interessa, proprio avevo intenzione di fare una recensione, un video solo su questa e su un blush a forma di cuore, sempre di questa edizione della I Love Makeup, della Makeup Revolution, perché secondo me sono prodotti validi, meritano. Poi guardate il packaging in 3D, c'è qui la tavoletta di cioccolato, qua il cioccolato sciolto, bella, bella, bella. E comunque ho fatto diversi trucchi con questa, ma soprattutto di sera, perché di giorno tendo a non truccarmi quasi. Poi, prodotto preferito del mese, ragazze, è sicuramente questo gel detergente. Me l'avete visto in un haul di poco tempo fa, sono queste qua della Vivi Verde Copy, lo sto provando ininterrottamente da 10 giorni, diciamo, e mi ci trovo benissimo, benissimo. Praticamente la consistenza ovviamente è gelosa. Il profumo è un profumo, insomma, è un profumo di fresco, un profumo di fresco, di pulito, insomma, non è il solito profumo magari dolciastro delle creme. E gli ingredienti sono tutti biologici, non ci sono schifezze dentro, lascia la pelle bella pulita, non secca, quindi per adesso io, insomma, mi ci trovo benissimo e... Secondo me, purtroppo, devo dirlo purtroppo perché io adoro Bottega Verde, secondo me è meglio dei detergenti per il viso di Bottega Verde. A malincuore mi sa che finirò le scorte che ho, però dei detergenti. Adesso che ho provato questo non so se riuscirei a tornare a quelli di Bottega Verde. A meno che Bottega Verde faccia una linea per la detersione viso totalmente verde, allora lì si proverà sicuramente. Ah, ecco, forse l'unico di Bottega Verde che... è accettabile, anzi diciamo che è buono, è quello all'aloe, quello la mousse detergente, quella sì, continuo a ricomprarla, però tutti gli altri che ho provato credo di no. Prodotto per capelli preferiti è questo qua, sempre della COP, uno shampoo delicato, mi ci trovo benissimo. L'unica cosa, ragazze, è che praticamente io ho i capelli lunghi, cioè se metto solo lo shampoo, senza il balsamo oppure senza la crema, cioè, a volte mi basta anche solo la crema, insomma non riesco poi a pettinarli i miei capelli, quindi cioè, se facessero di questa linea uno shampoo, un balsamo, una crema, sarebbe l'ideale, perché comunque io mi voglio convertire in prodotti bio, però se poi non ci sono shampoo né maschere coordinate, devo per forza usarne una, non so, o della Garnier o altre che ho in casa. E quindi insomma il risultato secondo me non è lo stesso che sarebbe utilizzando solamente questo. Quindi comunque il prodotto preferito del mese per i capelli. Infine, no ce ne sono altre. Allora, Doccia Time, il bagno doccia preferito del mese, forse ve l'ho fatto vedere in uno dei scorsi preferiti. Comunque questo qua è l'Iris Bianco di Bottega Verde, perché usando il profumo all'iris bianco lo metto in coordinato. Infatti vedete che è quasi finito, ne ho anche un altro e lo vedrete sicuramente anche nei finiti del prossimo mese. Questo smalto del mese, non so se ve l'avevo già mostrato, comunque questo qua della Collister è questo rosso, bellissimo rosso impulsiva, è il numero 578. Cioè ragazzi, io li adoro questi smalti della Collister, si stendono benissimo, tanto hanno un pennellino molto molto di precisione, vedete com'è fine. Ecco, di questo io ne faccio due passate, comunque anche una viene abbastanza bene, ne faccio due passate, poi ci metto il top coat, quello di Kiko, e lo smalto, cioè va sicuro che mi è durato anche 9 giorni, quindi... veramente promosso, poi è un bellissimo colore. E poi, allora, foto del mese. Allora, questo mese, non essendo andata in giro, cioè a parte
al mare qualche giorno in Liguria, non ho fatto chissà che particolari foto, però sono andata a vedere delle mostre o comunque ho visto diverse cose. Volevo proprio mostrarvi un disegno che mi è piaciuto particolarmente. Allora, quest'estate a Palazzo Reale c'è stata questa mostra di Bernardino Luini, no? Che è questo pittore del Cinquecento. Se non lo conoscete, comunque vi consiglio di guardare le sue opere perché sono fantastiche. Io avevo preso il catalogo e l'ho guardato proprio in questo mese, me lo sono letto. E diciamo che tra tutti i suoi capolavori mi ha colpito tantissimo questo disegno. Cioè, guardate che bello che è. Poi vi metto qui l'immagine, se la trovo su internet. È Santa Barbara che legge. È bellissimo questo disegno, bellissimo. E niente, insomma, mi fanno sognare queste cose. Poi comunque tantissimi altri suoi capolavori, cioè per esempio questo qua, la Madonna con il bambino, detta anche Madonna del Roseto, è stupenda. Comunque ragazzi, queste sono le foto del mese. E libro del mese, allora, libro del mese, vi dicevo, ho riletto questi 4 romanzi di Tolstoi, cioè sì, riletto perché non li avevo letti tutti e quindi ho finito di leggerli. E tra questi c'era anche la Sonata Kreutzer, che già avevo letto qualche anno fa, ma ce l'ho anche in un'altra edizione singola. Sono 4 brevi romanzi, c'è comunque di questi: Felicità familiare, Morte di Ivan Illich, la Sonata Kreutzer e Padre Sergio. Il mio preferito rimane la Sonata Kreutzer, è veramente un bellissimo romanzo, è brevissimo, sono solo 100 pagine. Se non avete mai letto niente di Tolstoi, ve lo consiglio per iniziare la lettura, perché si legge in una sera praticamente. Io l'ho riletto in una sera, sono 100 pagine e è un racconto veramente veramente bello. Non vi aspettate il finale, comunque vi racconto un attimo di che cosa parla. È ambientato tutto in un viaggio in treno dove c'è questo protagonista, questo signore di cui non credo non si dica neanche il nome, che racconta la sua vicenda sentimentale, la sua vicenda amorosa. E che cosa racconta? Racconta che aveva questa moglie molto bella, che pianista, che suonava il pianoforte, e un giorno, diciamo, lui l'ha sentita suonare con un violinista bravissimo che era in città in quel periodo, e ha sentito questa intesa straordinaria, perché stavano suonando proprio la Sonata Kreutzer, cioè la sonata questa qua di cui vi avevo parlato prima, la sonata di Beethoven, che vi dicevo che per poterla suonare veramente ci deve essere questa intesa tra i due musicisti. Poi non vi dico come va a finire, perché è tutto un po' un romanzo psicologico, cioè veramente bellissimo, bellissimo. Infine, allora, app del mese, non ho cellulare con le applicazioni, ma ancora per poco ragazzi, perché il mio cellulare baracca mi sta abbandonando, quindi sto valutando di prenderne uno smartphone o comunque un iPhone, adesso devo vedere quale. Infine, a grande richiesta, perché le altre volte me la sono dimenticata, figo o diciamo uomo affascinante del mese. Allora, gli uomini affascinanti in giro non se ne vedono ragazzi, cioè a me piace il mio ragazzo, guardo solo lui. Però, diciamo, di quelli famosi, questo mese, dato che ho rivisto tantissimi film con Paul Newman, direi Paul Newman, vi metto qui diciamo, una sua foto. Niente ragazze, mi sa che ho finito. E allora, andate a vedere il video di Tania, che ve lo metto sotto. Se non siete ancora iscritti, o comunque se non avete ancora visto il suo canale, vi metto sotto anche il canale, quindi andate a trovarlo. Io mando ancora un saluto a Tania e a tutte voi, e vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!